Nel Concile Gerard Gibson è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Inizialmente noto per le serie di film di Mad Max e Arma Letale, nel tempo Gibson si è dato a ruoli drammatici e alla regia, riuscendo ad aggiudicarsi l'Oscar al miglior regista nel 1996 col film Braveheart, Cuore impavido. Nel 2004 ha diretto Il Colosso alla Passione di Cristo, nel 2006 Apocalipto, un film incentrato sulla storia delle civiltà precolombiane, e nel 2016 il film bellico La battaglia di Axel Ridge, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Gibson è nato a Peekskill, nello stato di New York, il 3 gennaio del 1956, sestogenito di 10 figli da padre statunitense di origini inglesi, scozzesi e gallesi, Aton Gibson, e da madre irlandese, Annie Riley. Anche Daniel, uno dei fratelli di Neil, è un attore. Il primo nome di Gibson, Neil, deriva da Samuel, un santo irlandese del XVI secolo, fondatore della diocesi di Ardo. Anche il secondo nome, Columcille, è collegato a un santo irlandese. Nel 1968, all'età di 12 anni, Gibson si trasferì con la propria famiglia in Australia in seguito a una vincita in denaro del padre al famoso quiz della TV statunitense Jeopardy. Altre fonti riportano che la cifra di $145.000 venne ottenuta tramite un indennizzo assicurativo per un infortunio sul lavoro. Ha studiato all'St. Leo's Catholic College di Warronga, Nuovo Galles del Sud. La lontananza dagli Stati Uniti permise ai suoi fratelli maggiori di evitare l'arruolamento per la guerra del Vietnam. Nei primi film interpretati l'attore mostra un marcato accento australiano. Neil Gibson è alto 1,77 m. Pur essendo cresciuto in Australia, Gibson non ha mai rinunciato alla cittadinanza statunitense in favore di quella australiana. Nel 1977 Gibson si è diplomato presso l'Accademia di Arte Drammatica di Sydney, iniziando subito ad avere delle particine in serie televisive come The Cylons, Cop Shop e Punishment, e in un film, Summer City, un'estate di fuoco. Nel 1979 fu scelto da George Miller come protagonista del film Interceptor, dove interpreta il ruolo di Mad Max Rokatansky. Il film ottenne un tale successo da generare due sequel, entrambi interpretati da Gibson, Interceptor, Il Guerriero della Strada e Mad Max Oltre la Sfera del Tuono. Alla trilogia e al personaggio Max Rokatansky è peraltro ispirata la fortunata serie animata giapponese Ken il Guerriero. Nel 1987 Gibson ottiene la parte in Arma Letale, un film di Richard Donner che portò Gibson al grandissimo successo internazionale. Il consenso di pubblico si ripeté con gli altri tre film della serie. Nel film interpreta Martin Riggs, un poliziotto di Los Angeles vedovo e reduce dal Vietnam, soprannominato Arma Letale per il pericolo che rappresenta per se stesso e per i colleghi che gli stanno vicino, poiché compie spesso gesti estremi al limite del suicidio. Per limitarlo gli viene affiancato Roger Merto, un esperto poliziotto che a differenza di Riggs ha famiglia, è prossimo alla pensione e ci tiene a evitare i guai. La difficile convivenza tra i due si cementa col tempo e con la assidua frequentazione anche al di fuori del lavoro. Per poter interpretare Riggs nel secondo capitolo della saga, Gibson fu costretto a rifiutare la parte dell'uomo pipistrello nel film Batman. Nei primi anni 90 Gibson raggiunse una notevole fama che gli permise di poter accettare ruoli difficili come quello che lo vede interpretare Amleto nel film di Franco Zeffirelli All Era America. Nel 1992 continua a interpretare ruoli impegnativi cimentandosi nel terzo capitolo di Arma Letale, Amore per Sempre e Maverick. Agevolato dal fatto di poter egli stesso produrre i film attraverso la Icon Entertainment International,
Nel 1993 decide di esordire come regista e sceglie di raccontare in L'uomo senza volto la vicenda di un professore che, sfigurato in volto dopo un incidente, si isola dal mondo e che instaura un rapporto di speciale con un ragazzino a cui dà lezioni private in modo particolare. Questo film è solo la prova generale per il film che segna la carriera di Gibson, Braveheart, Cuore impavido. Girato in Scozia e Irlanda e ambientato in Scozia, racconta la storia del patriota scozzese William Wallace che tenta di scacciare gli inglesi dalla propria terra, finendo poi immolato per la causa. Il personaggio di Wallace e la sceneggiatura sono stati cambiati volontariamente in modo da spettacolarizzare il film, come Gibson ha affermato in un'intervista. Secondo alcuni il film ha avuto un ruolo chiave nel risveglio della coscienza nazionale scozzese che ha portato al referendum sulla devolution dell'11 settembre 1997 e alla conseguente ricostituzione del Parlamento scozzese nel 1998. Tuttavia il film ha avuto anche qualche critica negativa e vari riscontri non precisati con la cultura inglese. Per esempio nel film si palesa che Prince Edoardo fosse omosessuale, cosa che ha suscitato scalpore. Con un incasso di 200 milioni di dollari, il film fu un enorme successo superando le spese di 70 milioni di dollari. Il film fu premiato nella notte degli Oscar del 1996 come miglior film e Gibson ottenne la statuetta come miglior regista diventando in quel momento uno dei 4 attori registi a essere riuscito nell'impresa. Gli altri sono Woody Allen per Your Enemy nel 1978, Kevin Costner per Dallach e Lupi nel 1991 e Clint Eastwood per Gli Spietati nel 1993 e Million Dollar Baby nel 2005. Nel 1998 esce l'ultimo capitolo della tetralogia Arma Letale 4, insieme a Danny Glover. Nel 1995 in Pocahontas, il film di animazione della Walt Disney, Gibson presta la voce al personaggio di John Smith, l'inglese che si innamora della figlia del capo del villaggio vicino al quale sbarcano i conquistatori alla ricerca dell'oro. Nel seguito del film Pocahontas 2, Viaggio nel Nuovo Mondo, sarà il fratello Dan a doppiare il personaggio. Gibson, dopo The Million Dollar Hotel, abbandona le scene, dedicandosi quasi esclusivamente alla carriera di regista. Doppia Rocky, il gallo di Galline in fuga, il film in plastilina del duo Lord e Park che recita da protagonista nel film Il Patriota, insieme a Heath Ledger. La sua terza fatica da regista è La Passione di Cristo, un film che ha fatto discutere e che racconta le ultime ore di Cristo e la sua crocefissione sul Golgota. Sceneggiato sulla base dei Vangeli e di testi come I Diari di Anna Catarina e Mariche Storia di Cristo dello scrittore Giovanni Papini e girato sul set naturale di Cracco e dei Sassi di Matera come Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, la pellicola è uscita nelle sale nel 2004. Il film ha raccolto tanti consensi quanto feroci critiche, con esso si va a delineare ancora meglio lo sviluppo di un genere cinematografico chiamato tipicamente gibsoniano, molto realismo negli eventi più sanguinosi, soprattutto nella terrificante sequenza della flagellazione, contraddistingue la pellicola come già del resto si era visto nel precedente Braveheart e come si vedrà in Apocalipto, pellicola uscita a fine 2006. Alla sua uscita nelle sale La Passione di Cristo ha scatenato feroci dibattiti, specie per le accuse di eccessivo ricorso a scene violente e di antisemitismo. La pellicola ha incassato a livello internazionale circa 611.400.000 dollari. Negli USA il film nelle sale ha incassato ben 370.782.930 dollari mentre in Italia ha incassato circa 19.939.336 euro, diventando il film più visto nelle festività di Pasqua del 2004. A fine 2006 esce nelle sale Apocalipto. Il film, girato interamente nella penisola messicana dello Yucatan tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006 con un budget di circa 40 milioni di dollari, è stato accompagnato da giudizi positivi e alcune polemiche, soprattutto riguardanti Maya,
descritti come un popolo cruento e primitivo. Benché esistano notevoli prove storiche, archeologiche e antropologiche sulla numerosità e crudeltà dei loro sacrifici, i Maya erano anche un popolo di grande cultura e intelletto e con una profonda cura per l'igiene. Ciò non viene rappresentato nel film. Mentre La Passione era doppiato in latino e aramaico con i sottotitoli ad accompagnare i dialoghi, Apocalipto presenta i dialoghi nella lingua dei Maya, lo yucateco moderno che più si avvicina all'antico scomparso, anche se accompagnati dai sottotitoli. Nel 2007 Gibson ha rifiutato l'ingaggio nel nuovo capitolo di Mad Max, la saga che lo ha lanciato giovanissimo tra le grandi star di Hollywood. Nel 2010, dopo 5 anni di pausa recitativa, Mel Gibson torna sul grande schermo per interpretare un poliziotto in cerca di vendetta per la morte della figlia in Fuori controllo, per la regia di Martin Campbell. L'anno successivo è protagonista al fianco di Jodie Foster e del giovane Anthony Elchin nel film Mr. Beaver, diretto dalla Foster. Nel 2012 è protagonista assoluto nel film d'avventura Viaggio in Paradiso, in cui interpreta un rapinatore che viene arrestato e rinchiuso in una prigione messicana, mentre nel 2013 è nel ruolo del villain in Machete Kills al fianco di Danny Trejo. Nel 2014 aderisce al cast del terzo film della saga dei Mercenari, intitolato I Mercenari 3, interpretando l'antagonista principale, dopo aver rifiutato l'offerta come regista propostagli da Sylvester Stallone. Nel 2015 interpreta un ex galeotto nel film Bloodfather di Jean-François Richet. Nel 2016 presenta al Festival di Venezia la pellicola da lui diretta La Battaglia di Axo Ridge. Nel 1985 Mel Gibson è stato votato dalla rivista People l'uomo più sexy del mondo. Parser output. Chiarimento background, cancelletto Feaia, color, cancelletto 444444. Parser output. Chiarimento apice color, red. Possiede proprietà immobiliari a Malibu in California, in Costa Rica, in Australia e un'isola privata nelle Figi. È stato sposato dal 1980 al 2006 con l'infermiera Robin Moore. La coppia ha avuto 7 figli, Anna, Edward e Christian, William, Louis, Milo e Thomas. Il divorzio è stato uno dei più costosi nella storia di Hollywood, con un costo di oltre 400 milioni di dollari. Successivamente ha avuto una relazione con la musicista russa Oksana Grigorieva. Dalla loro unione il 30 ottobre 2009 è nata Lucia. La musicista ha poi lasciato e denunciato Gibson per una serie di maltrattamenti, insulti a sfondo razzista e minacce di morte via telefono. Per questi reati nel marzo 2011 Gibson ha patteggiato con i giudici di Los Angeles 3 anni di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e $600 di multa. Sempre per questi motivi l'attore è stato licenziato dall'agenzia William Morris Endeavor Entertainment. Nell'aprile del 2011 Gibson ha rotto il silenzio riguardo all'incidente, dichiarandosi innocente. Nel settembre 2011 Gibson ha patteggiato nel tribunale di Los Angeles il pagamento di $750,000 a titolo di risarcimento per la Grigorieva, nonché la rinuncia all'affidamento della figlia. A febbraio 2011 Mel Gibson è stato nuovamente accusato di aver rivolto insulti antisemiti a un agente di polizia, oltre che essere finito in una clinica per curarsi dalla dipendenza da alcol. Una situazione analoga si è verificata anche durante le riprese del film Bloodfather. Dal 2014 è sentimentalmente legato alla sceneggiatrice televisiva Rosalind Ross, con cui ha avuto un figlio, Lars Gerard, nato il 20 gennaio 2017, il nono per l'attore. Gibson è stato descritto come ultraconservatore, ha dichiarato più volte di essere contro l'ideologia sionista,
Nel 2004 si è complimentato con il regista Michael Moore per il documentario Fahrenheit 9/11. Nel 2016 ha dichiarato di non votare né per Donald Trump, né per Hillary Clinton. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Mel Gibson è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.